Salve a tutti, ben ritornati qui su Construction Simulator. Allora, ci troviamo di fronte alla nave pirata. Noi dovremo andare a fare l'ultimo praticamente di questa mega parco di divertimenti, proprio perché non so dove andare. Comunque noi ci apprestiamo ad andare su mappa, lavori, carriera, finale, e vediamo un po' l'ultimo. Qual è? La torre d'osservazione. Attenzione. Circondato dalle attrazioni, il Peperero diventerà il nuovo centro del parco. Dall'alto offrirà una vista spettacolare sull'intero parco e la città. Va bene, pochissimo. La riunione, rimozione del terreno superficiale, trivellazione, la struttura portante di calcestruzzo, va bene. La consegna dei materiali e componenti in acciaio. Il piano terra, va bene. Primo piano, ingegneria impianti, va bene. Vabbè, tutto posizionamento, va bene, ok, perfetto. Vai. Dove si trova questo? Che cosa devo togliere? Ah, la trivella, attenzione. Vai. Do you remember our fake UFO crash in the village? Sì. Who would have thought that our nighttime excursion would have such an effect? A lot of time has passed since then, and you've come far. Interestingly, the UFO theme is still very popular, so now we want to start on an observation tower along the same lines. You'll be able to look across the sunlit rooftops of the cityscape while slowly ascending to the highest point in the park. Of course, only in a recreation of the real UFO. But this reproduction calls for some special components and, of course, your skills as a construction professional. Now it's time to give it all you've got for the home stretch. Perfetto. Rimuovi il terreno superficiale, va bene. Già siamo al 10% completato, quindi... Ragazzi, faccio un attimo un salto al negozio dei fornimenti e poi iniziamo tutti i lavori. Nel frattempo mando gli operai a portare al nostro garage tutti i mezzi che non abbiamo bisogno, va bene? Ci sentiamo tra poco. Noi lavoriamo anche di notte. Ok, facciamo un altro passettino. Uno. Vai così. Allora, io direi che a questo punto non ne abbiamo più bisogno del bulldozer. Giusto? Esatto, ma della trivella sì. Però a questo punto metterei anche la gru proprio lì in quello spazio, in modo da non aver problemi. Prima di tutto facciamo il trivellamento, poi dopo vediamo un pochettino. Prima questo, giusto? Mi sembra di sì. Sì, è prima questo, dai. Facciamoci i cavoli nostri, messo, andiamo qua e trivelliamo. Sì, ok, perfetto, dai. Se non sgancio prima, ovviamente. Ah, attenzione. Sì, fatti un po' più in là, non te ne andare. Ok. Sì. Vai giù.
Leviamo un'altra volta. Ok, scendiamo di nuovo e andiamo a prendere quest'altro pezzo del coso qua, come si chiama? Non mi ricordo mai come si chiamano sti cosi. Piloni? Ah sì, pilastri. Pilastri, ma di che tipo però? Perfetto. Giustamente mi faccio un po' più qua. Vai giù. Ok. Facciamoci allora a questo punto anche l'altro. Oggi stiamo andando molto spediti, eh? Fatto? Sa che non ce la faremo mai, eh? Dobbiamo un pochettino vedere se ce la facciamo. Mi riferisco alla a tutti i cementi che abbiamo dentro alla betoniera, ma mi sa che non ce la facciamo. Ah, invece sì. Ok, va bene. Leviamoci dai cotillon. E poi un pallet di legname, uno a caso, giusto? Ma io a questo punto prendo questo qui, dai. Questo qui esternamente. Perfetto. Rimuoviamo il ballaggio. Hoppale. Mamma mia. Il nostro amico Cariola ha preso ha mangiato olio cuore proprio. Là. Getta la piastra di fondazione. Va bene. Va bene, un attimo solo. Ok, prendiamo le due casseformi. Ah, quattro? Ok, allora iniziamo proprio da qui, dai. Così smaltiamo il tutto. Allora, devono andare tutte e quattro lì, sì. Ok. Io sinceramente faccio i cazzi miei e me ne vengo di qua. Vada, signor cosa. Signor Cariola, prego. Getta i muri, tu, ah, qua. Ok. Olì. Spostiamoci sulla gru. Andiamo a prendere due pallet di elementi di metallo.
Ma io prenderei proprio esattamente questi qua. Questi che stanno qui. Ah, ragazzi, io ho un'idea per ovviare. Vediamo un po' se mi esce. All'increciusa ricerca, scusatemi. Delle stalattiti su Minecraft. Crearci una farm apposita. L'ho vista, è semplicissima. Abbiamo ripresenza, ragazzi, stava il telefono squillando. Mi devo ricordare di staccare la spina ogni volta che registro. Allora, stavo dicendo, per fare questo impianto, mio impianto per la generazione di stalattiti, dobbiamo praticamente avere ovviamente un po' di pietra o comunque un appoggio, perché dobbiamo mettere un pistone e un osservatore, si chiama, sì, che praticamente vanno, ma dove cacchio, ah ok, gli altri già l'ho messo, ok, che vanno, stavo dicendo, tagliare poi le stalattiti quando crescono. Un blocco di stalattiti, devo vedere un po' se ho abbastanza smeraldi. Questo blocco e quelle stalattite li possiamo comprare dagli venditori ambulanti, sapete, quelli che vengono, quei cammelli, quei due cammelli, ecco, quelli là. Ok, allora mettiamo anche questi qua al loro posto, che mettiamo l'ultimo. Perfetto. Ok, dobbiamo mettere tutto il resto. Perfetto. Vabbè. Allora, io, per non sapere leggere né scrivere, il braccio lo metto là. Passa cariola. Bella lì. Perfetto. Getta il calcestruzzo. Perfetto. Ora ci siamo, ragazzi. La piattaforma. Guarda qui. Guarda qui che. Che bucio di Giulio. Riformiamoci, perché qua sicuramente dobbiamo fare la taggettatina. Quindi dobbiamo prendere due palette di legname, uno di casseforma, uno di elementi metallo e due palette di OSB. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, io voglio un attimo un caffettino e poi andiamo a spacchettare. Ok, dopo una pausa meritata da parte del nostro cariolo. Ok, sopra dobbiamo andare. Vado piano perché sono tremendo queste curve. Oh mamma, mi stavo. E come caspita ci arrivo lì? E come caspita ci arrivo io lì? Per la serie, butto di che è morbido. E devo prendere altre scale allora. Ah, gettiamo il calcestrunzo. Siamo? Ok. Ok, posso andarmene anche a fanculo? C'è più bisogno? Va bene. Allora, visto che siamo al 70%, ragazzi, io direi a questo punto che possiamo anche rimandare indietro la betoniera e l'autopompa. Ah, dobbiamo sempre andare. Ok, dobbiamo andare a prendere sempre il pezzo, va bene. Dov'è il camion? Qua. Vabbè, ragazzi, allora mi allungo un attimino. Chi è? Ah, la panchina. Penso alla fabbrica? Sì, dobbiamo andare qui. Alla siderurgia, fornitore d'acciaio, vai. Ok, abbiamo già la gru lì, pronta per piazzare Ertodos.
andiamo a comprarlo. Cioè abbiamo a comprarlo, andiamo a sbloccarlo più che altro. Giorno, ma lei è sempre qui? Ma lei lavora qui? Allora, dobbiamo metterlo sul camion. Piano piano. Perfetto. Ok, quella miseria, dai. Giuro che mi sta telecamera fatta così, fa venire ogni volta in mal di testa. Ah, proprio così mi ha fatto spawnare, bene. Sarebbe impensabile. Non ho capito come cacchio è possibile che mi ha fatto spawnare qui. È perché secondo lui, giustamente, vieni di qua, marci indietro, entri qua e ti posizioni qua. Ovviamente. Mi sembra giusto. Allora, andiamo a prendere subito con il nostro gruame il pezzettone sul camione e poi facciamo il torrone. E abbiamo fatto anche la lì. Ti aiuta? Un bel like solamente per la rima del cacchio. Ok. Ah, devo solo sparire con i... con cosa? È la miseria per un centimetro? Madonna di signore. Ecco qua, va bene? Tu caspita stanno i trigger. Ah, ok. Ah, ce li da uno a uno? Ok. Evidentemente c'hanno un incastro apposito. Ok. Eh sì, per forza. Ah, lo dobbiamo mettere anche qui. Ah no, il disco volante sta qui. Scusa, ma che cacchio dobbiamo mettere allora? E perché quello non c'è? Non ci sto capendo nulla. Ah, a meno che il gioco non mi fa mettere solamente uno. E siccome sto giocando in difficoltà media, perché ricordo c'è anche la difficoltà difficile, ragazzi, e questa modalità in single player, scordatevela che ve la porto. Semplicemente perché è bella farli live e a più persone, ovviamente. In single player no, assolutamente no. E siccome io non ho nessuno con cui giocare in multiplayer, preferisco a questo punto fare in medio e almeno farmi dare una mano dal gioco, anche perché altrimenti si perderebbe tutto il senso della serie e del gioco, soprattutto la difficoltà difficile. Perché la difficoltà difficile, ragazzi, dovete sapere che il gioco vi fa fare tutto. Aia, abbiamo scassato su. Alle 14:23, quindi ragazzi, per l'ora di cena siamo liberi, poi liberi di fare altri macelli. Scusami, no, vai di là. Ok, ok, abbassiamo piano piano, Cariola, piano piano. Bravo, bravo signor Cariola, lo vede? Lo vede? Quando vuole fa le cose belle dritte. E qua dobbiamo alzarci di più. Aspetta, alziamoci un po' di più. Anche qua. Ok, la miseria, signor Cario. Quanto può alzarsi? Perfetto.
L'ultimo? Ma con questa qui ce la facciamo ad arrivare qui su? No, è troppo. Madonna! Ma tu sei scemo. Ok ragazzi, mettiamo anche l'ultimo pallet. Questa è pavimentazione di pietre. Ok. Vai. Grande così. Devo rimuovere. Esci. Rimuoviamo. Madonna, che affanno. Che a cosa ha fatto Cariolo? Rimuoviamo, dai, tutto. Ok. Devo... me ne devo andare, ho capito. Wow. Ragazzi, abbiamo finito El Todos. Eh? Abbiamo finito tutto. Perfetto. Madonna mia. E pop. Hai visto? I'm very proud that you made it this far and didn't let yourself get dragged down by all the hassles and social tension. Because of your great commitment and hard work, the dust is starting to settle and the disputes have been resolved. With all its attractions, the park is a wonderful opportunity to create a space where all city residents can feel comfortable. Here they can see their city together from a new perspective. And maybe they will realize that it's worthwhile to live here after all. Hai visto? Grande così, ragazzi. Bravi tutti. Bravi tutti. Guarda lì. Ho completato tutti i capitoli degli Stati Uniti. Wow. No, è bellissima. Ma ci posso andare anch'io lassù? Dite che ci posso andare anche anch'io? No. Tu no, tu costruttore ti hai fatto un culo così? No. Vabbè. E vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ovviamente il link diretto alle playlist del canale lo trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, dove andremo ad iniziare la base spaziale di lancio. Però devo creare una nuova ditta, il trasferimento dei soldi per acquistare i mezzi, perché praticamente il DLC ha una mappa sua dedicata. Evidentemente non c'era spazio sulla mappa americana e hanno dovuto ricreare una nuova mappa solamente per la base spaziale. Ovviamente dopo andremo anche a fare il DLC dell'aeroporto. E nel frattempo, non lo so, ci sarà un altro DLC per la Luna, non lo so, adesso vediamo, ok? Magari ci manderanno sulla Luna, nello spazio, a costruire la stazione spaziale orbitante, va bene? non lo so che cosa si inventeranno, ma magari finirà qui, ok? Noi ci vediamo alla prossima, dai, ciao!